Abbiamo trasformato un po' la nostra associazione da un'associazione di musicisti e basta a un'associazione che mette insieme tutte le forme d'arte che ci sono qui nella zona, che siano pittura, che siano fotografia, teatro, danza e anche, che è fondamentale, tutti gli appassionati di arte che frequentano i teatri, che frequentano i luoghi dove si fa arte. Quindi abbiamo piacere di averli con noi, che ci diano una mano per fare eventi sempre più belli, sempre più grandi e sempre più intrecciati di tutte queste forme d'arte che sono un po' l'anima che ci tiene su e ci stimola nel fare nuove cose. Ecco, questo sarà il nuovo corso di Risuona Rimini. Dopo tanti anni in cui noi abbiamo cercato qualcuno che ci desse degli spazi, abbiamo trovato la gentilezza del Mulino di Amleto Teatro, che ci ha dedicato uno spazio tutti i venerdì dove noi faremo vari eventi. Il primo evento che facciamo, e che saranno varie puntate, è un varietà che poi sarà ripreso in televisione e poi andrà in onda, ed è un varietà. Cosa meglio di un varietà può mettere insieme le forme d'arte? Dentro il varietà ci sarà la musica, ci sarà la danza, ci sarà la fotografia, perché in diretta fotograferemo e lo faremo vedere sul proiettore, ci sarà un disegnatore che disegnerà, ci saranno dei comici che intratterranno il pubblico con il quale giocheremo, e con un varietà cerchiamo di dare un po' l'inizio a questo nuovo corso. Perché abbiamo iniziato questa collaborazione con Risuona Rimini? Perché quest'anno il nuovo direttivo del Mulino crede molto nella cooperazione, nel fare rete con le realtà locali, e quindi abbiamo deciso di lasciare a Risuona Rimini la gestione di varie serate nel corso dell'anno, perché Risuona Rimini è una realtà molto molto forte sul territorio, ma che aveva bisogno di uno spazio dove vivere, e loro ci fanno onore, hanno pensato che il Mulino potesse essere la sede giusta. Ci siamo incontrati, conosciamo Giuseppe e Gabriele già da diverso tempo, ci siamo convinti anche noi che sicuramente il Mulino poteva essere la sede ottimale per fare il tipo di attività che loro ricercano, che in fondo si è evoluta in questi anni. Non è più soltanto la musica d'autore, ma hanno compreso il teatro, la danza, la poesia, varie forme d'arte. Anche noi quest'anno, aprendo anche una rassegna di poesia, facendo una serata di teatro danza e la nostra rassegna di prosa, abbiamo deciso di lavorare in quella direzione, cioè quella della comprendere i vari tipi di arte dentro il Mulino. Quindi diciamo che l'obiettivo era comune, e per questo motivo abbiamo deciso di ospitarli al Mulino, e crediamo che il varietà Gran Mulin possa essere una formula vincente come per le serate del Mulino, soprattutto anche per la conformità che ha il Mulino, cioè la vicinanza col pubblico fa sì che si creino delle serate molto intime, familiari, accoglienti, partecipate e calorose. E siamo sicuri che anche quella del 17 sarà così.